Giusto, entusiasmo di una squadra che sta ottenendo buoni risultati e penso che sia giusto anche così. Stiamo comunque sempre con i piedi per terra, però si lavora con serenità, ecco. Sfatiamo subito questo tabù, il discorso relativo al terzo posto che condanna un po' tutti. Ma io firmerei per starci fino alla fine al terzo, secondo, primo, cioè le posizioni d'alta classifica non portano male, anzi, secondo me portano solo che bene. A Bari vi attende un'autentica bolgia, hanno già venduto migliaia e migliaia di biglietti. Bari è una piazza che adesso ha ritrovato l'entusiasmo e da una parte diventa più difficile forse affrontarla, ma dall'altra parte è anche uno stimolo maggiore, ecco, andare lì in serale con tanto pubblico è bello perché poi il pubblico si fa sentire anche se lo stadio è grande. Hai riempito le pagine dei giornali e gli spazi televisivi ricordando chiaramente i tuoi campionati passati perché sei ricorrente da ex in tante piazze. Siamo alla vigilia dell'ennesima volta, allora come ti immagini giovedì sera? No, mi immagino, ti ripeto, un clima bello perché quando c'è tanto pubblico secondo me il giocatore si esalta. E poi da ex io ho fatto una buona stagione lì, è stata una stagione importante l'anno che c'era Juve, Genoa e Napoli in B e quindi secondo me è stato un po', anche a livello personale, è stata una consacrazione. Però sono sereno, nel senso lì io ho lasciato un buon ricordo, quindi non ci sono problemi particolari.